E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, vi andrò a spiegare come droppare e livellare le armature del Solstizio degli Eroi. Premetto che il sistema delle armature dovrebbe essere quello, mentre per quanto riguarda le sfide non siamo sicuri perché vengono da un leak, non sono una fonte ufficiale, quindi potrebbero essere leggermente diverse come completamente diverse. Innanzitutto, la struttura principale del drop delle armature del Solstizio degli Eroi ci permetterà di droppare le armature a diversi livelli di rarità, partendo dal verde, quindi non comune, raro blu e leggendario viola. Non raggiungeremo l'esotico, ovviamente. Per droppare ognuno di questi pezzi di armatura di vari colori, bisognerà completare delle sfide. Partiamo subito dal cacciatore e dalle armature verdi. Il casco si chiamerà Scintilla Redux e per ottenerlo dovremmo generare 90 sfere solari sulla Terra e fare 10 uccisioni in crogiolo. I guanti si chiameranno Ritorno a casa Redux. Per ottenerli dovremmo generare 150 sfere d'arco e fare una missione normale da Ikora, ovvero una di quelle che ci fa rivivere le missioni passate. Il torace si chiamerà Prescelto Redux, dovremmo generare 90 sfere d'arco e fare 10 eventi pubblici eroici. Le gambe si chiameranno 1AU Redux, dovremmo generare 150 sfere da vuoto e sconfiggere 50 mini boss. Il mantello invece si chiamerà Rivalsa Redux, dovremmo effettuare 30 uccisioni di super in crogiolo e fare 10 pattuglie. Dopodiché passiamo alle armi blu. Per il casco ci verrà richiesto di effettuare 160 uccisioni con armi da vuoto e di completare un calo alla notte. Per i guanti invece dovremo effettuare 120 uccisioni con granate da vuoto e completare i 3 salti eroici. Il torace invece ci chiederà di effettuare 80 uccisioni con armi solari e di completare 5 vittorie nel crogiolo. Per quanto riguarda le gambe invece dovremo effettuare 60 uccisioni corpo a corpo solari e completare 10 avventure. Il mantello ci chiederà di completare 200 uccisioni con super ad arco e di completare anche 20 sfide. Passiamo ora alle armature leggendarie, quindi quelle al potere 400, che perlomeno possono arrivare fino al potere 400, del cacciatore. Per droppare il casco dovremmo completare il calo a notte in autorevole, anche se non sappiamo se con un punteggio specifico. I guanti ci richiederanno di completare 5 assalti eroici con almeno un compagno di clan. Per il torace dovremmo completare l'incursione del Leviatano in autorevole, per le gambe dovremmo raggiungere il grado leggendario del crogiolo, e per il mantello dovremo sconfiggere 10 boss. Passiamo ora al titano. I nomi delle armature sono le stesse, quindi procederò semplicemente a dirvi le sfide. Partendo dalle armature verdi, il casco ci richiederà di generare 150 sfere d'arco e di effettuare 10 uccisioni in crogiolo. I guanti di generare 90 sfere solari e di completare la missione normale da Ikora. Il torace di generare 90 sfere da vuoto e di completare 10 eventi pubblici eroici, le gambe di effettuare 30 uccisioni super nel crogiolo e di sconfiggere 50 mini boss, e il marchio di generare 150 sfere da vuoto e di completare 10 pattuglie. Passando ora alle armature rare, il casco ci richiederà di completare 200 uccisioni super solari e di completare il calo alla notte. Per i guanti dovremmo effettuare 160 uccisioni con armi solari e completare 3 assalti eroici. Per il torace invece dovremmo fare 120 uccisioni con granate d'arco e completare 5 vittorie nel crogiolo. Le gambe ci richiederanno di effettuare 60 uccisioni corpo a corpo da vuoto e di completare 10 avventure. Il marchio invece ci richiederà di fare 80 uccisioni con armi ad arco e un totale di 500 uccisioni. Per quanto riguarda invece l'armatura leggendaria, le sfide sono le stesse del cacciatore, quindi completare il calo alla notte autorevole, i 5 assalti eroici con almeno un compagno di clan, l'incursione al Leviatano in autorevole, il grado leggendario del crogiolo e i 10 boss sconfitti. Passiamo ora allo stregone, sempre partendo dalle armature verdi. Per il casco dovremmo effettuare 30 uccisioni di super in crogiolo e 10 uccisioni in crogiolo. Per i guanti 90 sfere d'arco e una missione normale di Ikora. Per il torace 150 sfere solari e 10 eventi pubblici eroici. Per le gambe 50 mini boss e 90 sfere da vuoto. E per il patto 150 sfere da vuoto e 10 pattuglie. Le armature rare invece ci richiederanno per il casco di effettuare 160 uccisioni con armi da vuoto e il calo alla notte. I guanti 60 uccisioni corpo a corpo ad arco e 3 assalti eroici, il torace 120 uccisioni granate solari e 5 vittorie nel crogiolo, le gambe 200 uccisioni super ad arco e 10 avventure e il patto 80 uccisioni ad armi solari e 500 uccisioni. Per quanto riguarda invece le armature leggendarie, dobbiamo sempre completare il calo alla notte, i 5 assalti eroici con almeno un compagno di clan, l'incursione alle vietane in autorevole, il grado leggendario del crogiolo e 10 boss sconfitti. Ok ragazzi, quindi queste sono quelle che dovrebbero essere le sfide che ci permetteranno di ottenere le armature durante il Solstizio degli Eroi.
Non vi so dire se completando una sfida, per esempio, dell'armatura blu, senza aver droppato l'armatura verde, droppiamo direttamente l'armatura blu, oppure se dobbiamo aver droppato direttamente l'armatura verde. Per esempio, io il grado leggendario del crogiolo l'ho già raggiunto, quindi teoricamente dovrei droppare direttamente l'armatura viola, anche se penso che prima dovrò passare per la verde e per la blu. Quindi ragazzi, se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tardissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.